Una guerra stranissima fin dall'inizio per tempistiche e motivazioni. Le tracce dell'agenda globale, il rimanere in istituzioni come l'OMS. Per chi non è accecato dalla logica delle tifoserie e mantiene il senso critico indipendente anche dalle forme pensiero, è impossibile non notare le notevoli contraddizioni che emergono dalla Russia, che sembra molto lontana dall'essere l'alfiere che combatte i peggiori disegni attribuiti all'Occidente. A cominciare proprio dalla guerra, tra avanzate e controavanzate, minacce nucleari, polemiche e via dicendo. Come prova a spiegare l'analista russo Dmitry Koreshkov, che con grande lucidità da oltre 2 anni ci racconta il mondo russo. Sono stato per un mese in Russia e poi tra l'altro girandone anche un po', quindi non sono rimasto soltanto a Mosca, ma ho visitato altri luoghi. E dopo essere rimasto lì per questo periodo di tempo, devo dire che mi è passata proprio la voglia di seguire tutti gli avvenimenti che, diciamo, che le quotidianità di questo conflitto, che ogni mese che passa diventa sempre più evidente che è una grande pagliacciata. Purtroppo, devo dire purtroppo, perché anch'io all'inizio sono stato, diciamo, ero preso da mi hanno ingannato, tra virgolette, come hanno ingannato anche tantissime persone e come ancora oggi tantissime persone rimangono in balia a questi propagandisti di questa guerra, che in realtà non è una guerra vera e propria, è una guerra di propaganda, è una guerra ibrida, chiamatela come volete, ma senza i mass media, senza i media di grande diffusione, senza questi articoli che appaiono come dal nulla, offensiva su Kursk, bombardamento su Kiev, droni su Mosca, tutte queste storie qua sono cose che purtroppo ci portano completamente fuori rotta. Perché quello che noi stiamo vivendo adesso, quello che al di là dell'avanzata su Kursk, al di là di quello che può altri territori che può conquistare la Russia, tra virgolette, eccetera, no? Credetemi, la guerra non è, cioè, il risultato della guerra non verrà misurato in chilometri quadrati del territorio che passeranno da uno stato all'altro o dall'altro stato a quell'altro stato. In primis perché stati nazionali ormai sono 20 anni minimo che non esistono più. O meglio, quello che noi vediamo, quello che ci distrago dalla nostra opinione, dalla lotta tra i potenti e non potenti, ci mettono uni contro gli altri in orizzontale, mentre la guerra è sempre in verticale. Mi sembra che era George Orwell nel 1984, nel suo libro, che ha scritto: il vero senso di ogni guerra è la guerra dell'elite di un certo paese contro il proprio popolo. E quello che stiamo assistendo oggi va proprio, calza a pennello con quello che ha detto George Orwell ormai 80 anni fa. Guardate che in Russia l'opinione pubblica ha perso l'interesse. C'è come se fosse, non so, una vecchia fiamma che all'inizio ti intriga, ti porta su di giri, ma poi ad un certo punto non la vedi più, non ci pensi più. Ma davvero non c'è nessuno in Russia tra le persone. Ovviamente, se tu accendi la televisione non si parla di altro, ma anche lì purtroppo la televisione russa è in mano ai propagandisti mondiali. Non c'è la volontà del popolo russo. Se io oggi mi facessero entrare in una televisione, in un programma televisivo russo, io non parlerei di guerra, io parlerei in primis della privatizzazione selvaggia e criminale che è stata portata avanti in Russia per 30 anni da questa parte. La gente vuole quello, non ci interessa combattere con Ucraina piuttosto che domani può essere Armenia, può essere Georgia, può essere Kazakistan, possono essere paesi baltici. Stanno facendo di tutto
per distrarci dai veri problemi. Ma non ci sono solo le tragiche stranezze della guerra. C'è il siero Sputnik, c'è l'adesione all'OMS e alle altre grandi istituzioni mondiali, c'è il rublo digitale e tanto altro che ci riporta alle note agende. Sì, al di là della guerra, ma questa storia di entrata in metro, biometria, eccetera, entrata in metro è solo una piccola parte, una briciola di quello che sta succedendo in Russia dal punto di vista di digitalizzazione, rublo digitale, tutte quelle storie che tu dici, ok, tu stai facendo la guerra lì per lì, out, out con l'Occidente. Non c'è un giorno che non arrivi una notizia, domani potrebbe scoppiare il conflitto nucleare, gli armamenti strategici sono messi all'allerta massima, eccetera. Ma nello stesso momento stai facendo tutto quello che prevede l'agenda mondiale di quelli che oggi comandano il mondo. Come la mettiamo, cioè, come riusciamo, come possiamo far coesistere queste due realtà? Quindi io ormai, quando mi chiedono del conflitto ucraino, io dico: non commento più niente, perché non ha senso. Non ha senso. Avrebbe senso commentare qualcosa se, ad esempio, la Banca Centrale Russa potesse cambiare la propria politica. Se oggi la Banca Centrale Russa ha il tasso di interesse al 20% annui, vorrà pur dire qualcosa. Questo vuol dire che tu stai facendo di tutto per non permettere all'industria russa a svilupparsi. E degli esempi così ti posso portare decine e decine di centinaia, no? Quindi vi invito, le persone che ci seguono, invito queste persone a uscire dall'ottica di: qua abbiamo preso 10.000 metri quadrati, là abbiamo perso 5.000 metri quadrati. Non c'entra niente, perché se nei periodi di non guerra voi aveste fatto un giro in quei posti là, non avresti riconosciuto se questo è Russia o quello è l'Ucraina, perché sono posti in cui questi popoli hanno sempre vissuto fianco a fianco per centinaia d'anni, no? Quindi non è che vedi la differenza perché da lì passi, allora lì vedi sono tutti nazisti mentre qua sono tutti tranquilli. Non è vero, non è così. Quindi se oggi questa avanzata hanno preso un pezzo di territorio russo andando verso in quella regione lì, ma è una guerra di TikTok questa, una guerra di WhatsApp, una guerra di tweet. È stato fatto per se non ci fosse oggi l'Instagram, Twitter, Facebook e tutta quella spazzatura lì, queste avanzate non l'avrebbe notato nessuno, cioè non ci sarebbero state, no? Purtroppo, ovviamente, muoiono delle persone, ci sono in questi casi, ci sono le persone che muoiono, ma l'effetto dei mass media, l'effetto della voce allargata è molto più importante del territorio che viene preso o lasciato. La Russia oggi fa ancora parte del World Trade Organization, la Russia fa ancora parte di tutti della OMS. Allora, io dico, ma che senso ha per la Russia far parte della OMS? Non avrebbe alcun senso, ma la Russia purtroppo è introdotta mani e piedi all'interno di questo sistema. Certo, non si può, chiaramente lì non sono stupidi, quelli che non hanno una retorica, una propaganda unica per ogni paese, perché sanno che agli italiani deve parlare in un modo, agli israeliani in un altro, ai russi in un altro modo ancora. Quindi questa cosa qua spesso ci mette in difficoltà, ci mette in inganno, perché dice sì, ma i russi c'è di qua, di là. Certo, c'è il popolo profondo, come abbiamo detto molte volte, il popolo profondo russo, che nutre ancora molto spesso la visione completamente diversa del mondo. Però oggi come oggi, purtroppo, questo popolo, o meglio, i risultati di questa resistenza
silenziosa, in questa resistenza invisibile che il popolo sta opponendo alla propaganda, tutto quello che il mondo di oggi cerca di tutti i problemi che il mondo di oggi cerca di creare alle persone, purtroppo i risultati possono essere visti molto, possono essere visibili molto, molto dopo. Io leggo spesso i commenti dopo le nostre puntate, le puntate che sono state critiche nei confronti, dove io sono stato critico nei confronti di Putin, raccolgono una serie di reazioni in cui dico: no, Putin, grande Putin, lui non capisce niente, Putin ha reso grande la Russia, eccetera, eccetera. Ma io lo capisco, cioè capisco le persone, perché le persone sono stanche di essere rappresentanti dei farabutti vari, come sono quelli che in Italia si cambiano il potere in Italia piuttosto che negli Stati Uniti, che ormai stiamo assistendo alla gente che, cioè, tu non, io non gli darei neanche il ruolo di amministratore del condominio a questi qua, no? Ma li portano al potere negli Stati Uniti. Quindi, se vedo una persona che sa comportarsi, che comunque in qualche modo è diverso, perché Putin, diciamolo, è un politico di 25 anni fa. Non ci sono più i politici oggi, almeno quelli che sono in vista, che rappresentano la sua stessa generazione. Tutti quelli che oggi sono visibili, da Macron, come si chiama lì, Scholz, piuttosto che Trump, eccetera, tutta quella gente lì, sono arrivati dopo. Quindi lui rappresenta ancora quello che la gente, magari sicuramente erano molto più simpatici di prima, ma se io ripeto, guardo i fatti. Io guardo i fatti. Sono passati 25 anni da quando Putin si è stabilito al potere in Russia. Io vedo che con le dovute precauzioni, con le dovute, con le dovute scuse, con le dovute deviazioni, dedicate al carattere del proprio popolo e al carattere dei russi, lui comunque purtroppo sta realizzando l'agenda occidentale.